Siamo Teresa e Andrea, operatori di Open Lab dell'area di chimica. Quest'oggi vogliamo farvi vedere degli oggetti da un punto di vista un po' diverso rispetto al solito. Ma come possiamo fare? Prendiamo per esempio questo oggetto. Questo è un microscopio. Che cosa fa il microscopio? Il microscopio serve per vedere oggetti in dimensioni che il nostro occhio normalmente non riuscirebbe a percepire. Ma che oggetti potremmo vedere utilizzando questo microscopio ottico? Beh, guarda caso, io qui ho portato un po' di cosine interessanti, un po' diverse, e proveremo a indovinare di che cosa si tratta. Ma Andrea, che cosa ti sembra? A me sembra uno stivale che calcia un pallone. Ti ricorda qualcosa? Ma lo sai, Teresa? A me, boh, sì, effettivamente è vero, però mi sembra anche l'Italia. Ma non è una mappa. No, infatti. Prova un po' a spostarti, magari troviamo qualcos'altro che può... Vedi? Sì, è proprio l'Italia. Ah, eppure il colore non è quello di una mappa normale. Cos'è? Questa sembra una lettera. Vedi, man mano che ci muoviamo, vediamo qualcosa di differente. E poi è molto rugoso. Ma... queste sembrano catene. Montuose. Qualcuno sta indovinando che noi brancoliamo un po' nel buio, ecco. Cioè, è veramente molto difficile. Ma... è questo? La fine del mondo? O forse no? Come già? Ma proviamo a muoverci un po'. Forse io ho capito. E che cos'è? Voi avete indovinato? Ma a me sembra proprio una moneta. Vediamo se è vero. Beh, sì, effettivamente è una moneta. E prima stavamo guardando proprio l'Italia all'interno di questa moneta. Strumento, ma io vorrei un po' vedere un altro di questi oggetti che abbiamo qui, no? Certo, perché... Per esempio, qui c'è una bottiglietta nella sabbia. Interessante. Potresti provare a guardarla un po'? Ma vediamo cosa succede se la rovescio. È tutta sul tavolo, eppure guarda. C'è sicuramente qualcosa. Però ma... non riesco a discriminare bene quello che stai guardando. Ma infatti, proviamo a mettere a fuoco. Che cos'è la messa a fuoco? Sai, questi strumenti funzionano principalmente con una lente o con due. E di conseguenza, molte volte è necessario mettere meglio in posizione la lente per vedere l'immagine ingrandita. Vediamo come. Muovendo effettivamente questa ruzzola sembra... succeda qualcosa, certo che è veramente molto difficile, però guarda, vedi? Bellino! Sì, adesso è chiara, la forma di un granello di sabbia. Non li avevo mai visti da così vicino, sono veramente molto belli e colorati. Ma... Sì, proviamo qualcos'altro. Questa sabbia d'estate un po' mi ricorda il mare, no? E delle spugne? Non so come il mare ti possa ricordare delle spugne, ma perché non proviamo? Ma te non hai mai visto SpongeBob? Oh. È una spugna. Hai ragione, non ci avevo assolutamente pensato. E SpongeBob secondo te sembra un formaggio? Perché assomiglia molto a un Emmental questa spugna. Guarda, proviamo a vederlo meglio. Vedi, muovendosi si vede perfettamente i buchi della spugna. Dove teoricamente dovrebbe entrare il sapone. Chissà se nostra mamma vedesse la spugna da così vicino, cosa penserebbe? Non l'avrei mai detto. Vedi, anche in questo caso la messa a fuoco risulta sempre molto difficile, però una volta messa a fuoco l'immagine viene veramente molto bella. E qui stai ingrandendo molto, sei... più o meno a 500 ingrandimenti. Questo oggetto, questo particolare dell'oggetto, in questo caso è stato ingrandito da Andrea circa 500 volte. Sì. E
prima di andare oltre, io avrei un'altra curiosità. Devo guardare questo strato di vernice. Ormai Andrea è l'esperto della messa a fuoco. Dopo anni di esperienza, diciamo che possiamo risolvere qualcosa, ma guarda come risulta compatta questa vernice. A me ricorda la buccia di un'arancia, un mandarino. Sì, assomiglia anche molto... Chissà se inquadro il mio dito cosa succede. Perché assomigliava molto, effettivamente un po' gli assomiglia. Ma no, forse no. È molto più compatto. Compatto? Dici. E che cosa c'è di più compatto di un blocchetto di cemento? Vediamo come risulta sotto un microscopio. Beh, è veramente molto grosso. Qui la messa a fuoco è veramente ardua. Però si vede qualcosa, ma secondo me potremmo vederlo molto meglio. Servirebbe, non lo so, uno strumento in grado di andare oltre questo tipo di risoluzione. Di ingrandire tantissime, tantissime volte? Sì, qualcosa che possa farci vedere quasi un miliardo di volte più piccolo. Allora, io lo so. Però è solo nei laboratori più specializzati. E si tratta di un microscopio, non è un microscopio ottico, ma un microscopio elettronico a scansione. Il microscopio elettronico a scansione, detto anche SEM, è un particolare tipo di microscopio che utilizza particelle molto piccole di elettroni, anziché la normale luce, per osservare più da vicino l'oggetto. Infatti, le immagini che stiamo osservando ora sono delle immagini SEM degli stessi oggetti che avevamo osservato al microscopio ottico e ci appaiono profondamente diverse. Anche il cemento, che sembrava così compatto, in queste immagini appare molto irregolare. È vero, effettivamente sembra molto differente rispetto a prima. Anche la vernice sembra sempre compatta, ma è un po' diversa. Ma proviamo a vedere altre immagini. Chissà che cosa sono queste. L'immagine a sinistra sembra, forse un tubo o un poster arrotolato? Ma non lo so. L'immagine a destra invece a me sembra tanto una ragnatela. Ma sì, una ragnatela, secondo te? Ma no, direi che quelli sulla sinistra sono dei tubi molto piccoli. Infatti sono dei nanotubi. Avevamo detto prima che il microscopio elettronico a scansione ci consente di ingrandire un miliardo di volte questi oggetti, arrivando ad osservare tutte le immagini alle dimensioni della nanoscala. E quella che ti sembra una ragnatela invece è una colonia di batteri. No, bellissimo. Questo microscopio ha consentito agli scienziati di osservare e di capire perché alcuni oggetti presentano determinate caratteristiche. Infatti, se ingrandisci miliardi di volte la superficie di una foglia di loto, noterai che questa non è compatta e perfettamente liscia come appare, ma sulla superficie sono presenti delle asperità, delle piccole rugosità che la fanno sembrare simile a una catena montuosa e che rende questa superficie perfettamente non bagnabile. Ah, quindi questa è una superficie idrofobica? Idro-che? Come idro-che? Se vuoi adesso te lo spiego io. Va bene. Le superfici possono dividersi in due categorie. Idrofobica, nel caso in cui la superficie non sia bagnabile, o idrofilica, nel caso in cui sia bagnabile. Che cosa vuol dire? Prendiamo per esempio una goccia d'acqua e mettiamola su una superficie. Nel caso in cui la goccia d'acqua si estende sulla superficie, allora la superficie è bagnabile ed è quindi idrofilica. Invece, viceversa, nel caso opposto in cui la goccia d'acqua tende a mantenere una forma sferica, in quel caso la superficie è non bagnabile e quindi idrofoba. Ok, quindi noi possiamo determinare se una superficie è idrofilica o idrofobica misurando l'angolo di contatto tra questo liquido e la superficie, no? Certo. E perché non proviamo a farlo noi qui? Proviamo. Ok, quindi
Mi hai detto che le superfici possono essere classificate come idrofobiche o idrofiliche a seconda dell'angolo di contatto che si viene a creare tra loro e l'acqua. Esatto. Quindi se io volessi provarlo, e quindi possiamo farlo anche a casa, mettiamo dell'acqua e per vedere meglio l'effetto possiamo colorarla con del colorante alimentare. Osservo, se io prendo una goccia d'acqua e la pongo su una superficie idrofilica, come nel caso del vetro, vedrò la goccia spandersi completamente sulla superficie e qualora volessi misurare l'angolo di contatto, noterei che questo ha un valore inferiore a 90 gradi. Se invece la stessa goccia viene messa su una superficie idrofobica come il teflon, che cosa possiamo osservare? Che la goccia ha una forma molto più tondeggiante e l'angolo di contatto tra questa e la superficie di teflon è superiore a 90 gradi. Quindi possiamo divertirci un po' a misurare questi angoli di contatto, a osservare la variazione nella forma della goccia con materiali diversi. Sì, proviamo per esempio, con i materiali comuni, come delle monete. Per esempio, la moneta a 5 centesimi, moneta errame, la moneta a 50 centesimi, moneta in ottone e un euro moneta in nichel. Vediamo cosa succede se metto una singola goccia. Effettivamente, differenti materiali dovrebbero dare differenti angoli di contatto. Vediamo un po'. Beh, sì, però va detto che così non è molto facile osservarlo. Forse ci servirebbe uno strumento che abbiamo già visto in precedenza per vederlo meglio. Proviamo a vederlo utilizzando il microscopio a scansione elettronica. Ma no, Andrea, non c'è bisogno di andare a scomodare il microscopio elettronico a scansione. Basta una semplice telecamera. Mettendoci perpendicolarmente alla superficie della goccia, possiamo notare effettivamente, in questo caso, le differenze tra gli angoli di contatto sulle varie superfici, no? Sarà Teresa, ma io preferisco utilizzare i miei microscopi, cioè, guarda per esempio questo, chissà che cos'è, queste sembrano delle zampe, no? No, e più vai vicino, guarda, no, oh mio Dio, ma sono veramente delle zampe, questo, beh, guarda quanto è interessante e simpatico questo insetto, Ma mica con la telecamera. contento te. Grazie, speriamo di avervi insegnato qualcosa di nuovo. E per questo ed altri esperimenti seguiteci sulle nostre pagine social e per rimanere aggiornati mettete mi piace alla pagina Open Lab dell'Università degli Studi di Firenze. Ciao! Ciao!